Buongiorno, benvenuti. Oggi è martedì 6 febbraio, sono le 7:30, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzi ciclici nei mercati Forex indici e commodity. Partiamo come sempre con il disclaimer. Gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici, chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Pesino, fondatore del sito tradingpertutti.com, vi invito a visitarlo. Passiamo al calendario economico, abbiamo avuto questa notte i dati sull'australiano, negativi, pesantemente negativi, direi, andiamo a vedere poi che cosa è successo sui mercati. Abbiamo avuto anche le dichiarazioni sulle decisioni relative ai tassi di interesse di 15 giorni fa sull'australiano. Nella giornata di oggi abbiamo il presidente della Deutsche Bank che a quanto pare sta per girare l'occhio a leggere sui giornali e Weidman, scusatemi. Poi abbiamo un discorso del membro della FOMC Bullard, nuovi lavori JOLTS per gli Stati Uniti, l'indice dei direttori degli acquisti per il Canada e la variazione di livello di occupazione per quanto riguarda il neozelandese alle 22:45, con poi il tasso di disoccupazione sempre sul neozelandese. Ieri è successo finimondo con il crollo degli indici americani, con lo yen che è andato alle stelle, con il mio CAD yen che è andato a stop loss in un giorno. Sostanzialmente eravamo lì e lì per il pari, per di poco veramente al ribasso, con l'esplosione dello yen chiaramente è crollato tutto quello che era contro lo yen e siamo andati a stop loss. Che dire, c'era da aspettarsi, prima o poi probabilmente doveva accadere. Questa cosa oggi bisogna fare attenzione perché non sappiamo come lavoreranno i mercati. Io ho una mia teoria, sbagliata o giusta, non lo so, che quando ci sono questi movimenti così importanti, poi tutte le borse vogliono salire sul carro e fare festa, e quindi oggi c'è, secondo me, da preoccuparsi, nel senso c'è da fare molta attenzione perché anche la sessione europea vorrà approfittare della volatilità di ieri, non dico crearsela ad hoc, ma sicuramente ci saranno, io mi aspetto movimenti assurdi, senza, cioè difficili da controllare. Eh sì, è crollato GBPM, presumo. Mi si dicono stupidaggini, non l'ho guardato Ugo, però presumo che sia crollato. Buongiorno Maci, buongiorno Fabio, buongiorno Tiziano, buongiorno anche a Ugo naturalmente. Quindi euro-dollaro, i livelli di euro-dollaro sono gli stessi identici sostanzialmente di no, ieri avevamo lo short qua, si è fermato sul livellone. Abbiamo preso un gran bello short ieri e sia sulla sterlina abbiamo fatto 70 pip che sul dollaro abbiamo fatto oltre 30 pip in intraday. 1,23 e non ci vedo, 1,2390 è un buon livello secondo me per un eventuale long su euro dollaro, anche se su euro dollaro io in daily sono al ribasso, e 1,2353 un buon livello dove andare a cercare indicazioni al ribasso. Ma tanto comunque vada, loro mica usano la leva, i grossi. Sicuramente non tradono i CFD. Quindi non è quello sicuramente. Allora, io non ne capisco nulla. C'è un. Vi invito quest'oggi a guardare. Adesso non so se lo posso dire qua, perché poi investi magari non. Ok, ci sarà una bella intervista dove spiegheranno, ma molti sicuramente testate giornalistiche online di finanza spiegheranno che cosa è successo, perché io, come sapete, di economia non ne capisco nulla, però ci sarà la possibilità di avere informazioni in più su quello che è successo oggi, ok? GBP USD 1,39 e 80, un buon livello, dove andare a cercare operazioni al rialzo. E invece operazioni a ribasso con la rottura di 1,3933 potrebbero essere interessanti per cercare indicazioni ribassiste. Ieri si è schiantata naturalmente la sterlina, ma si era già schiantato durante il giorno comunque, non è che si sia schiantata poi particolarmente durante la sera, anzi di sera ha fatto poco niente perché non ha mosso tantissimo il dollaro, è stato ieri mattina, noi abbiamo preso il primo stop loss e poi sono rientrati perché lo stop è stato, non ho capito il motivo. E poi sono rientrato e ho fatto tutta la discesa di 70 pip, poi in realtà tutti gli altri li ho lasciati al mercato. Non è.
me la sono sentita, non pensavo che scendesse così tanto. USDM morto anche lui, naturalmente. USDM morto poi durante la serata, quando c'è stato il crollo degli indici ieri sera. E quindi da qui in poi tutto quello che è yen, secondo me bisogna fare un'attenzione non indifferente. Se non capisco più niente. Non so neanche dove andare a mettermi. Boh, facciamo così. Potrebbe essere interessante così, un 108,93 per dove poi andare a cercare posizione al rialzo e al ribasso 108,71. Certo che lo stop preso su KDM mi fa girare l'anima, meno un poco. Euro GBP. Appunto, Antonino, anch'io dico la stessa cosa. Ancorché il modo, diciamo, tra virgolette, non corretto con le aziende americane che si sono autofinanziate per comprare le proprie azioni, per fare salire quindi le proprie quotazioni, prima o poi doveva succedere. 0,88 e 73 per euro GBP potrebbe essere un livello interessante per un long e per uno short 0,88 e 48 potrebbe essere anche questo un livello interessante dove andare a cercare indicazioni a ribasso. Adesso bisogna vedere se poi recupereranno tutto o se sarà l'inizio di un nuovo mercato. DAX non oso immaginare dove aprirà questa mattina, quindi io direi che è inutile stare a perdere tempo sul DAX, inutile stare a perdere tempo anche sul MIB. MIB probabilmente aprirà con un gap down pazzesco, poi magari verrò smentito, sarà il contrario, però non credo. E praticamente il DAX è andato in circa un'ora a rivedere i livelli di settembre 2017. Quindi è stato veramente, già stava morendo, seguendo la ciclica in modo direi preciso e poco, ci dovremmo aspettare un rialzo intorno ai 9 di febbraio, ma dopo questo scivolone potrebbe cambiare tutto lo scenario. Il DAX è esattamente la fotocopia degli indici americani, a mio avviso non ne capisco nulla, ma dopo una salita del genere, uno stramazzo al suolo ci sarà. Il MIB, io il MIB, allora mi piaceva l'idea del MIB che aprisse, ah, dice il DAX, scusami, dicevo fisca, il MIB è 11.000. Scusa, dove il DAX sicuramente la vedo che la probabilità che apra sotto a un livello di supporto, non sopra, ma sotto un livello di supporto, mi dà l'idea che possa aprire sotto un livello. Livelli ne abbiamo subito uno qui a 11.900, quindi siamo vicini ai livelli che dici tu. 11.800, io ce l'ho qui probabilmente lo stesso livello che hai tu. Io 11.800, tu hai 11, sì, sarà questo qua, penso che dici. Presumo, ci sta che apra qua intorno. Infatti, per me era poco logica, non so neanche dire che livelli dare, perché non ha senso niente stamattina. Quindi il DAX, se mi permettete, io metto 0. Sapendo dove apre, non è che vado a dare livelli di 1.000 punti più sotto, no? Sì, sarà sicuramente a livello interessante. Questo 11.864, che ripeto, sarà probabilmente il tuo livello del long, cioè dell'11.7. Gold si è apprezzato non troppo, perché comunque non c'è stata corsa ai beni rifugio, tranne lo yen invece lui è volato via letteralmente. Quindi per quanto riguarda il gold direi che rimane valido il livello di 1.346.25, invece per un ribasso rimane valido. Qui ci sono un sacco di livelli, quindi un po' un casino, però questo 1.340.32 potrebbe essere interessante. Crude oil, io credo che aspetterò comunque le 10:30-11, non prima, se faccio qualcosa. Crude oil 63 e 67, un buon livello dove andare a cercare un ingresso al rialzo, eventualmente ingresso ribassisti si potrebbero valutare dopo la rottura di 63,27. Perfetto, ragazzi, magari metà mattina vedo un po', metà mattina magari vedo di fare una diretta per cercare di fare un quadro generale sulla situazione dopo
gli scombussolamenti di ieri, soprattutto dopo l'apertura del mercato europeo, non alle 9 perché non ha senso, ma dopo le 10 e mezza, 11 quando si è sistemato, perché da lì alle 10 ci saranno una marea di inversioni, secondo me volatilità difficile da controllare, credo, poi magari invece verrò smentito, lo vedremo dopo, ok? E ciao ragazzi, ci vediamo allora un po' più tardi, 10 e mezza, 11 grosso modo, e buona giornata. Ciao ciao!